L'emergenza ormai c'è stata dal ritrovamento della bomba. Sì. Si sente sicuro a tornare qui quest'estate al mare? Ma certo, la bomba ormai quella è andata, ce ne saranno state tante altre sotto, quindi l'emergenza è finita, stiamo tranquilli, stiamo tutti più tranquilli. Di ordigni purtroppo, di ordigni di guerra, ce ne saranno ancora tanti, sconosciuti, sottoterra, in mare. Hanno bombardato sia il ponte della ferrovia che il ponte stradale del Metauro, quindi qualche bomba è arrivata fino qui. Per cui chissà quante ce ne saranno inesplose, che noi non sappiamo dove sono. E questa cosa vi fa stare tranquilli? Tornerete qui quest'estate? Siamo stati tranquilli per 70 anni. Noi abbiamo l'ombrellone qui proprio. Siete stati contenti quindi di come è stata gestita l'emergenza? Beh, è un po' esagerato, però se questo il protocollo prevede questo, bisogna fare questo. Voi lo sapete che state camminando su un terreno dove potenzialmente potrebbero esserci delle bombe o qualcosa di esplosivo? Io sono 10 anni che vengo al mare proprio qui, probabilmente ci ho dormito sopra sta bomba, ci ho preso il sole. Adesso che ci penso è pericoloso, ma il lavoro che hanno fatto è stato eccezionale. Quindi comunque tornerete qui quest'estate? Sì, io di sicuro. Anche io sempre amare qui. Io me la godo più d'inverno comunque, quando si trovano le bombe me la godo di più. Devo fare i complimenti all'organizzazione della protezione civile, eccetera, perché è stata organizzata perfettamente, secondo me, in maniera proprio razionale e composta. Hanno fatto un bel lavoro e basta, perché è sempre meglio essere prudenti e magari esagerare nella prudenza, però no, ma non hanno esagerato, hanno fatto bene. E adesso sappiamo che comunque in caso di emergenza siamo a posto, perché hanno fatto un lavoro eccezionale. Cosa ne pensate del ritrovamento della bomba? È andata bene come è andata, tutto qui. Siete tranquilli e tornerete qui al mare quest'estate? Tranquilli, sì, senza dubbio. Le cose sono state fatte con molto equilibrio, con molta competenza. A una settimana esatta dal ritrovamento della bomba, cosa ne pensate? Vi sentite tranquilli a tornare qui al mare quest'estate? Cioè, certo che se si dovesse stare a pensare a tutti gli ordigni o le cose che ci potrebbero essere sotto, uno deve anche un attimino andare avanti, perché sennò si sta sempre con la paura, col terrore, è un po' come tutto, dai. Non sarebbe male se chi di dovere facesse dei controlli per sondare la zona e vedere se c'è ancora pericolo, se ci sono ancora degli ordigni o se è tutto a posto. E in quel caso a posto mettere tutto in sicurezza la zona e via, al mare tranquilli. Quindi fare altri controlli. Sì, dai, adesso senza esagerare, però senza neanche sorvolare troppo facilmente la cosa. No.